Chiamo Mamadou Moussa Baldé, 19 anni. Ho deciso di venire in Italia per mettermi in salvo da una situazione politica molto difficile del mio paese. Voglio restare in Italia perché in questo paese ho avuto un assaggio di come la vita può essere bella. Ci troviamo in questa triste occasione per tutti noi a dare l'ultimo saluto a un ragazzo che non abbiamo avuto, molti di noi non hanno avuto il piacere di conoscere in vita, ma che abbiamo conosciuto tutti dopo la sua tragica scomparsa, avvenuta lo scorso 25 maggio al centro di permanenza per il rimpatrio di Torino. E siamo oggi qui per ribadire, rinnovare il nostro impegno come società civile, come comunità religiose, affinché simili tragedie non abbiano mai a ripetersi nel nostro paese. In nome della famiglia di Mamadou Moussa Baldé voglio ringraziare tutti coloro i quali sono stati vicini a Moussa, che hanno voluto ricordarlo e parlare della sua morte e che ci hanno aiutato a riportare a casa il suo corpo. Nel dargli da qui l'ultimo saluto, chiediamo per lui giustizia per il pestaggio che ha subito a Ventimiglia e per i trattamenti che ha ricevuto al CPR di Torino, perché la vicinanza e l'affetto che a distanza di migliaia di chilometri abbiamo sentito in questo momento tragico dimostrano che anche gli italiani chiedono giustizia per Moussa. Qui ha visto delle prospettive, ha visto una, come si diceva 20 anni fa, un altro mondo possibile forse. Poi tragicamente invece ha visto svanire quell'altro mondo possibile. Si è visto buttato per terra, si è visto picchiato e dopo questo si è visto sbattuto in una cella di isolamento. Qui a Torino, un posto che non conosceva, dove quella sofferenza è diventata insopportabile. Credo che oggi noi stiamo ridando, purtroppo troppo tardi per lui, ma stiamo ridando a Moussa quell'altro mondo possibile che lui aveva visto. Ci riuniamo oggi per commemorare un fratello per cui proviamo un affetto particolare, pur non avendo conosciuto di persona, che ha dovuto affrontare prove immense e che noi come società non siamo riusciti a tutelare a sufficienza, a garantire a lui quella dignità che spetta ad ogni essere umano, a prescindere dal suo passaporto e dal colore della sua pelle. E preghiamo il Dio, l'Altissimo, il Buono, il Generoso, il Magnanimo, di accoglierlo nella sua pietà e nella sua immensa misericordia e di perdonare ogni sua mancanza. Soggetta di violenza, di ingiustizia che ha subito fino alla morte. Vorrei anche esprimere la mia vicinanza e solidarietà ai parenti di Moussa e a tutta la comunità musulmana. Dio misericordioso perdoni a Moussa il suo gesto estremo. Il suo dolore e il dolore della famiglia non sarà stato in vano. Che Allah abbia pietà di lui e che illumini tutti noi uomini a trovare le soluzioni migliori. Con tutta l'insistenza possibile dobbiamo chiedere che non ci siano più luoghi come quello e che quello che c'è possa chiudere presto e far uscire le persone perché possano averli, perché possano seguire il loro progetto di vita. Potrebbe essere uno dei figli di questa città e che forse avrebbe potuto diventarlo, però la sua strada terrena è stata violentata prima dalla violenza fisica di chi lo ha voluto aggredire e poi dalla disperazione di un sogno spezzato. Che all'interno di una città che fa dell'accoglienza, della solidarietà,
che abbiamo così imparato durante questo periodo dell'intercultura e del dialogo interreligioso, uno dei suoi punti di forza, quel CPR rappresenta una ferita aperta, rappresenta uno spazio senza diritti, rappresenta qualcosa di inaccettabile per la nostra città.